Buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Un benvenuto alle autorità. Ringrazio in particolare Sua Eccellenza il Prefetto e il Comandante della Regione dei Carabinieri, che so che hanno tra l'altro un impegno presto, e quindi ringrazio per aver trovato questa piccola finestra per stare con noi. Ringrazio di essere venuti tutti i colleghi, le nostre ospiti, i nostri ospiti. La Scuola Normale cresce, e cresce in maniera calibrata e mirata. Lo ripetiamo sempre, ma ci fa piacere continuare a ripeterlo. La Scuola Normale ha un progetto scientifico che evolve nel tempo e che speriamo sia capito anche all'esterno della Scuola Normale. Su questo progetto scientifico fa delle scelte e degli investimenti coerenti. Il nostro obiettivo è quello di indicare soluzioni e opportunità per i nostri allievi, farli operare al meglio di quello che avviene nelle realtà internazionali di più alto livello, e per fare questo dobbiamo creare le condizioni non solo umane, quindi docenti e allievi bravi, ma su questo so che avete fiducia in noi, anche dal punto di vista delle strutture. Dobbiamo dare loro strutture, come si dice, allo stato dell'arte. Questo è un altro passo in questa direzione. Come sempre, dietro a un'opportunità come questa c'è un progetto scientifico, c'è un'idea e c'è una persona, che in questo caso sta alla mia destra. Vorrei che prendeste anche da me quella che è la mia visione di quello che sta succedendo, e perché io ritengo che questo sia un evento importante e uno strumento importante per la scuola. Uno strumento importante perché è uno strumento che vale per tutti gli ambiti culturali dove la Scuola Normale è già attiva. Saprete che sarà presto attiva anche su altri ambiti culturali, ma quello di cui stiamo parlando, scienze e lettere, questo è uno strumento che è importante per entrambi questi ambiti. Ed è un passo in avanti, è un'aggiunta di una dimensione a quello che è l'opportunità che noi forniamo ai nostri allievi. Questo nuovo microscopio, questo nuovo modo di guardare alla realtà che viene offerto ai nostri allievi, ai nostri ricercatori, alla nostra comunità e non solo, avrà applicazioni dal mondo che interessa professionalmente a Vincenzo e che interessa a me, fino al mondo del macro in ambito scientifico, ma avrà importanti applicazioni anche in ambito di beni culturali, in ambito di studi che i nostri allievi potranno fare su arte senza doversi spostare. Potranno vedere i diversi elementi presenti in diversi musei del mondo, potranno confrontarli, vedere se hanno un'origine comune, vedere se un coccio che sta a Copenaghen e un coccio che sta a Washington sono in realtà parte di una stessa opera, parte di uno stesso manufatto. Sono opportunità straordinarie, e a me piace molto sottolineare il fatto che sono, come diciamo noi, interclasse. Questo è il motivo di questo investimento, e va il mio grazie a Enzo Barone, al professor Barone, che domani, come sapete, celebreremo di nuovo, ma oggi va il mio grazie perché lui è stato il motore di questo passo in avanti, di questa nuova variabile che abbiamo aggiunto, di questo nuovo strumento che abbiamo aggiunto al nostro toolbox offerto agli allievi. Ringrazio quindi voi di essere venuti, lui a cui do subito la parola per questo contributo, e cominciamo questa giornata. Grazie. Io sostanzialmente cercherò di darvi molto brevemente un'idea generale della direzione in cui stiamo cercando di andare, di cui poi l'inaugurazione del Dreams Lab di oggi è solo uno dei tasselli.
E poi il professor Cisternino invece entrerà più nel dettaglio dell'oggetto specifico che andiamo a inaugurare oggi e della sua valenza generale. Sarò molto breve, dandovi soltanto qualche idea generale della filosofia che ha guidato questa idea e della direzione in cui stiamo cercando di andare, in termini che per me sono abbastanza emozionanti, perché essendo l'ultimo arrivato in assoluto alla scuola normale, non so quanto riesco ad entrare nello spirito della scuola, in cui credo molto, e in quanto riesco a dare un contributo per allargarlo in una direzione che adesso vi dico immediatamente. Allora, sostanzialmente ci sono tre idee chiave in questo discorso, che sono sintetizzate in tre acronimi che sostanzialmente utilizziamo sempre, che sono in inglese ma diciamo hanno una valenza abbastanza, secondo me, chiaro. Scusate che questo va troppo veloce. La prima è l'idea di villaggio, nel senso di una entità piccola o medio piccola come la scuola, che però è in relazione sia a livello nazionale, come indicato qui, che a livello internazionale, con una serie di altre entità che permettono in sinergia di fare progetti di medio e lungo termine o di ampio respiro. Questa è una delle idee chiave, secondo me, che è quella di accompagnare i progetti di trasferimento tecnologico e innovazione di breve periodo con una visione più ampia che lavori sul lungo periodo. Questa è una cosa fondamentale, secondo me, per lo sviluppo di un paese a fianco alle altre. Seconda idea, che è sintetizzata nell'acronimo IDEAS, è il fatto che è sempre più chiaro che qualunque tipo di ricerca o di approccio, non particolarmente nel campo scientifico ma anche in quello delle cosiddette humanities, ormai, oltre ad avere una parte teorica e una parte sperimentale, ha una terza componente forte, che è quella di simulazione e visualizzazione, la quale non può essere indipendente, è basata, è fortemente legata alle altre due, ma ha una sua valenza indipendente con dei suoi vantaggi, delle sue caratteristiche, e che secondo me non è ancora abbastanza compresa in tutte le sue potenzialità, e che dal mio punto di vista è il tipo di contributo nuovo che uno può cominciare a dare e sul quale stiamo cercando di lavorare. Queste due cose insieme portano a quello che noi chiamiamo DREAMS, che è l'oggetto e il contenitore di cui oggi voi vedrete una delle componenti, che è in particolare la terza, quella del laboratorio virtuale, sulla quale poi Antonio Cisternino vi dirà una serie di cose, ma che ha alcune altre componenti di cui vi voglio un attimo parlare, perché sono fondamentali per comprendere l'idea generale, e che sono quella di ricerca e sviluppo, consulenza e supporto, data center e poi beni culturali come applicazione multidisciplinare. Il concetto di ricerca e sviluppo può essere estrinsecato in varie maniere, ma significa il valore delle persone. Tutto ciò è costruito sulle persone, sulla loro capacità, sulla loro validità e sulla loro capacità di innovare, e questa è una delle maggiori ricchezze che la scuola normale offre tradizionalmente, il valore delle persone, dagli studenti ai postdoc, ai docenti, è una cosa che tutti voi conoscete, ma che per me, che sono arrivato recentemente da altre realtà, continua a stupirmi. Continua a stupirmi perché è nella realtà di ogni giorno che uno percepisce la capacità fortemente innovatrice, la voglia, l'entusiasmo dei ragazzi, dai più giovani, ma anche a quelli di età più avanzati, dai postdoc, a tutti, nel caso mio, i miei collaboratori, ma la cosa è molto più ampia, perché una delle cose belle della scuola è che si riesce a parlare tra realtà diverse con un linguaggio abbastanza comune e con un rispetto reciproco che è difficile trovare in altre realtà. Allora, questa è la base di partenza, che ha portato a uno strumento che abbiamo già presentato e che è in sviluppo,
che è sostanzialmente un'integrazione di software e hardware, come poi vedrete, che dovrebbe fornire un ponte tra le scienze e le arti. L'idea è di cercare di mettere insieme, nel caso dei beni culturali, connotazioni, competenze, descrizioni che sono di origine sostanzialmente artistica, lasciatemi dire soggettiva, accompagnate da un'analisi oggettiva, tra virgolette, nel senso di sperimentale e riproducibile, che messa insieme alla precedente può consentire tutta una serie di operazioni che possono andare dal confronto all'assegnazione a quant'altro. E poi su questo vedrete nella visita alcune applicazioni concrete. Questo è il giocattolo che andiamo a inaugurare oggi e che è quello che io ho chiamato prima laboratorio virtuale. Virtuale per modo di dire, perché è un oggetto fisico che però, come vi farò vedere in un paio di diapositive, dovrebbe svolgere il ruolo di passaggio dal reale a virtuale e viceversa. Cioè, uno parte da un oggetto reale, passa in realtà virtuale. Adesso ve lo faccio vedere con qualche immagine, perché sennò sembra una cosa molto poco comprensibile, ma c'è anche il passaggio inverso, che è una cosa in certo senso innovativo, perché siamo capaci di ritornare dal virtuale al reale. Adesso lo andremo a vedere un po' più in dettaglio. Questo è il primo passaggio. Tra l'altro devo ringraziare il Museo di San Matteo, perché l'oggetto su cui abbiamo fatto la prima sperimentazione, una Madonnina che proviene per gentile concessione dal museo. Come funziona? Acquisizione dati con uno scanner, modellizzazione su un computer, e a quel punto avete l'oggetto dentro la vostra realtà virtuale, tra virgolette, lo rappresentate, lo modificate, lo integrate, andate ad aggiungere altri pezzi e quant'altro. Potete fare qualcosa in più se aggiungete dell'informazione indiretta, che può provenire o da informazioni di storici dell'arte e o da analisi strumentali. Potete fare delle ipotesi, per esempio, su qual era il colore originale di alcuni pezzi di questa Madonnina, e andarle a realizzare, andare a verificare se questi colori sono realistici o meno, e ritornando indietro all'expertise dello storico dell'arte, andare a verificare se l'ipotesi è un'ipotesi realistica, se bisogna fare altre modifiche, andare a confrontarlo con altri manufatti dell'epoca, dello stesso artista e quant'altro. Volevo sottolineare che qua noi stiamo fornendo supporto tecnologico a conoscenze di altro tipo. Non vogliamo sostituire conoscenza con tecnologia, perché sarebbe ovviamente un errore madornale. Vogliamo integrare diversi tipi di conoscenza, quindi scientifica e artistica, più tecnologia, nella speranza di costruire in questa maniera dei modelli o delle realtà più realistiche. Questo è il passo successivo, su cui non insisto, perché quello che poi vedrete direttamente sia nella presentazione di Antonio che nella visita al museo virtuale. Quello è il Cave 3D sulla sinistra, che è una realtà immersiva virtuale, la trasmissione di informazione tramite web, e l'ultima, anche se sembra delle stesse dimensioni delle precedenti, in realtà è la trasmissione della stessa immagine su uno smartphone. Cioè, riusciamo ad avere delle abbiamo fatto un'applicazione su smartphone che permette di trasmettere l'informazione fino a quei livelli per usufruirne a vario livello. Questo è il passo successivo, che è l'ultima cosa che abbiamo messo su e che vedrete, che è il ritorno indietro dal virtuale al reale, partendo dal modello realizzato tramite una stampante tridimensionale, che è un oggetto che sostanzialmente fonde della plastica e realizza degli oggetti in plastica, però con la precisione di quelli originali e potendoli eventualmente modificare. Questi li vedrete in un filmato mentre vengono realizzati, e anche ne avrete alcuni a disposizione. Dietro questo però che cosa c'è? E sono, con questo è finito la cosa che vedrete. Le ultime due diapositive sono il backstage. Che cosa c'è dietro tutto quello che state vedendo? C'è una forte potenza di calcolo e competenza. Questa è la potenza di calcolo di cui disponiamo già oggi in scuola normale, è già stata realizzata.
che significa per gli addetti ai lavori avere 2200 core, che è una potenza di calcolo confrontabile a quella di NFN Pisa, per intenderci, che è il centro più grosso localmente. Vi faccio vedere questa perché è carina, al di là della gestione e quant'altro, su cui non vi voglio tediare, ma che è molto innovativa. I nomi delle macchine e di tutto il cluster sono i premi Nobel della chimica, perché poi un minimo di vezzo sull'origine culturale mia ce lo siamo mantenuto. Questo è oggi ed è quello che vi dicevo, il pezzo tecnologico, in cui ci sono, grazie alla modifica che ha avuto il centro di calcolo della scuola, alcuni tecnologi dedicati a supporto alla ricerca e che hanno messo su questo oggetto. L'ultimo pezzo che vi faccio vedere, perché uno poi deve continuare a sognare, ma vedrete che i progetti sono già fatti, è il nuovo data center della scuola, di cui credo che anche il direttore non sappia i dettagli. Questo è dove è posizionato, che è di fronte al Palazzo del Castelletto. Questo è un piano che mi sono fatto passare dall'ufficio tecnico della scuola, quindi diciamo sono già i piani operativi, e questo è l'oggetto come sarà. Questo oggetto significa una potenza di calcolo che credo ne farebbe il terzo o il quarto centro di calcolo a livello nazionale. È possibile la realizzazione di questa cosa, qui mi lancio un attimo, perché dal punto di vista edilizia e infrastruttura devo ringraziare molto il contributo della scuola. Le macchine dentro sono legate a un progetto europeo che abbiamo appena avuto e che ci permetterà di comprare tutte le macchine di questo oggetto. Concludo, per non tediarvi troppo, con un punto nodale. Al di là di come è stato realizzato, di come sono le varie integrazioni, eccetera, questo è un oggetto aperto. Aperto ovviamente a tutta la scuola, diceva prima il direttore, classe di lettere e classe di scienze, questo è assolutamente ovvio, ma noi speriamo aperto anche a realtà esterne, col contributo di enti, università e quant'altro dal punto di vista sviluppo, ma in parte, anche se le nostre dimensioni sono relativamente piccole, anche al pubblico, non tanto per cose di routine, ma per alcune cose un po' innovative che poi possano essere trasformate su scala più grande, che non è il nostro obiettivo privato. Mi fermo qui, avendo cercato di darvi un'idea di ciò che è stato fatto, ciò che stiamo facendo e il prossimo futuro. Lascio poi ad Antonio il compito di illustrarvi in maniera un po' più concreta e creativa che cosa succederà e che cosa vedrete oggi. Sì, adesso devo trovare. Oddio, vabbè, chiuso. Buongiorno a tutti. Il professore mi ha chiesto di dire qualcosa a questo evento che evidentemente è una cosa complicata, perché parlare di tecnologia oggi non è cosa semplice, perché la tecnologia è diventata, si è allontanata moltissimo da noi, e le persone normali raramente sanno metà delle cose che servono per semplicemente accendere il forno a microonde, o meglio, sa quello che serve per farli operare, ma non sa cosa c'è sotto. Per cui raccontare in realtà l'elemento tecnologico del Dreams Lab, della parte virtuale, era abbastanza challenging, perché in qualche modo volevo evitare di arrivare qua con una serie di foto ai pezzettini e dire c'è questo cave 3D che è fatto con dei proiettori 3D che poi hanno gli occhiali 3D, no? E dopo un po' uno si annoia. E
cercare invece di spostare l'attenzione sul perché ha senso fare una cosa del genere. Perché in realtà molte volte, soprattutto noi scienziati, che poi a un certo punto uno facendo ricerca si concentra sempre sul suo pezzettino, ci scordiamo di guardare il quadro complessivo e cercare di dare un senso al perché uno fa un investimento così grosso. E magari poi scoprire che lo strumento realizzato è più delle sue parti. E allora quando sono stato invitato a fornire un titolo, come sempre per l'altro ieri, su due piedi mi è venuto il titolo che metteva insieme il cannocchiale, no? E i big data, che sono un pezzettino abbastanza importante del mondo di oggi. Sono una cosa che se ne sente parlare tantissimo, è una cosa in cui viviamo dentro ma non lo sappiamo. Allora, sostanzialmente quello che cercherò di raccontarvi nella prossima oretta è in qualche modo come la valanga di dati che stiamo producendo giornalmente con tutti i dispositivi che abbiamo e che usiamo direttamente e indirettamente stanno introducendo un problema che l'uomo fino adesso tutto sommato non aveva avuto, ne ha avuto tanti altri, ma questo qui è uno nuovo, che riguarda in qualche modo la relazione tra l'uomo e la macchina, peraltro, no? Cosa sono le macchine, perché insomma le macchine calcolatrici, mi ricordo mia nonna che quando faceva con la calcolatrice faceva i conti, poi li faceva a mente e diceva vedi, e quando sbagliava la calcolatrice con grossa soddisfazione se la prendeva con la calcolatrice di turno. E quindi in realtà i dati sono solo un pezzo, l'altra parte è l'uomo. Allora NUI è una sigla che sta diventando rapidamente diffusa, che sta per Natural User Interaction, e si riferisce all'idea che tu possa interagire in modo naturale con le macchine, che tu non debba essere esperto di macchine. I telefoni, questi oggetti, in qualche modo ci hanno abituato a un'idea che tu devi essere un pochino utente esperto, no? Perché sennò non riesci a farlo funzionare. Invece non dovrebbe essere così, uno va in macchina e tutto sommato non deve essere un ingegnere meccanico per farla funzionare, per cui è giusto che anche i sistemi informatici si adeguino in tal senso. E a questo punto poi, finita questa prima parte, in qualche modo cercherò di darvi un po' di riferimenti di come io penso che tutto sommato queste cose, in che direzione stiamo andando, e dopo vi racconterò i pezzettini e cercherò, invece di raccontarvi delle scatole, di dirvi un po' qual è il senso, come funzionano, quali sono le curiosità dietro a ognuno dei pezzettini che poi nel pomeriggio potrete vedere poi davvero. I dati sono tanti, l'umanità sta producendo tanti dati. Eric Schmidt, che è Google, ricordava un po' di tempo fa che tra la nascita del mondo e il 2003 c'erano 5 exabyte di dati, poi dopo entriamo su questi termini, no? Perché uno chili li sa perché va a fare la spesa, mega, milioni, già ci si arriva, poi dopo a un certo punto cominciano i prefissi dei numeri che uno dice che è sta cosa, non se lo riesce neanche a immaginare, non è una cosa troppo grande, no? E comunque insomma sono una certa quantità di dati. La cosa incredibile è che l'umanità in questo momento ogni due giorni produce la stessa quantità di dati che ha prodotto dall'inizio della storia, almeno nota, fino al 2003. Quindi in realtà c'è un'esplosione enorme nella quantità di dati, che sono ben più di quelli che noi possiamo immaginare di andare a guardare. Quindi si sta cominciando a configurare un problema abbastanza solido del perché stiamo prendendo tutti questi dati, perché se poi dopo uno non li guarda. Allora, tanto per darvi un po' di idea, no? Exa c'ha a che fare con 6, no? Peta con 5, quindi è un pochino meno, però ogni giorno nel 2011 Google processava più di 24 petabyte, che è, diciamo, adesso si possono comprare gli hard disk da 1 tera, 1000 tera sono un peta, per cui diciamo ogni giorno sono 24.000 hard disk da 1 tera, tanto per dare un'idea. 250 milioni di tweet su Twitter, 4 miliardi di cose condivise su Facebook, email ogni secondo vengono mandate circa 5.5 milioni di mail al secondo, è una stima ovviamente, ma togliendo lo spam, per cui diciamo sono email vere.
E poi uno va avanti e dice, vabbè, uno si è abituato che prima la memoria erano kilobyte, poi sono arrivati megabyte, poi dopo sono arrivati, e a un certo punto dice, cosa avere, quale sarà il prossimo? Ormai tutti siamo abituati che ci sarà il prossimo entro un po' di tempo. E a un certo punto, dopo lo exabyte, abbiamo lo zettabyte, e poi c'è pure lo yottabyte, ce ne sono, poi dopo sono finiti, e non credo, siccome è un po' esponenziale, probabilmente basteranno, non credo che poi a un certo punto dovremmo introdurre nuovi termini. Allora, per dare un'idea di quanti dati sono, no? Perché la verità è che tutti noi, un po' quello che è successo con l'euro, no? Misuriamo le quantità in base a cose che conosciamo, no? Per cui il passaggio, il cambio di unità di misura è normalmente sconvolgente perché perdi riferimenti. Allora, per avere un po' di riferimento di quanti sono questi dati, allora, i promessi sposi sono un megabyte di testo, quindi un floppy disk sostanzialmente era un libro, tanto per tornare qualche anno indietro. E una foto digitale odierna senza troppe risoluzione sono 5 megabyte, quindi sono 5 promessi sposi. Un film DVD, insomma, 4-6 gigabyte di dati, quindi qui abbiamo fatto un salto già di un fattore 1000. Il Blu-ray, che è il disco ad alta definizione, già siamo a 4 DVD per un film, quindi abbiamo ancora quadruplicato la quantità di dati per tenere un singolo film. Poi dopo ci sono i terabyte. I terabyte sono circa 40 film in alta definizione, no? Un calcoletto interessante è che con 50 terabyte, che oramai sono alla portata di chiunque, è possibile memorizzare 100 anni di audio stereo in formato MP3. Quindi questo vorrebbe dire che uno potrebbe andare in giro con un registratore acceso e registrare notte, giorno, continuamente tutto quello che sente nella vita. E questo starebbe, probabilmente in pochi anni, starà in un disco. E il petabyte, c'è un progetto molto bello che qui vicino a Pisa, che è una risonanza magnetica sperimentale di ricerca di una fondazione che si chiama Imago 7, vicino a Stella Maris, che fa risonanze magnetiche ad alta risoluzione. E diciamo un petabyte, che può sembrare tantissimo perché sono 1000 terabyte, quindi uno dice cavolo, sono tanti dati, sono circa 500 risonanze magnetiche di questo tipo, quindi non sono così tanti, se pensate quante risonanze magnetiche si fanno in tutti gli ospedali, insomma alla fine non è tanta roba. E la exabyte, tutto il manufacturing, quindi l'industria americana ha prodotto un exabyte nel 2009, e la cosa sta continuando a salire, quindi vedete che sembrano numeri enormi, ma tutto sommato hanno a che fare con oggetti che si possono immaginare, toccare, vedere, e si stima che nel 2011 siano stati prodotti quasi due zettabyte di dati dall'umanità. Quindi è interessante vedere come questa enorme quantità di dati ci ponga di fronte a un problema non banale, dobbiamo andare a guardarli a un certo punto, e quindi non si può più pensare che uno si mette lì e apre questi dati e li guarda, abbiamo bisogno di strumenti più avanzati, più sofisticati, perché sennò stiamo raccogliendo dati per il gusto di raccoglierli, perché diventano sostanzialmente inutili se nessuno è in grado di guardarli. La medicina genererà un sacco di informazioni nei prossimi anni, le varie tecniche di risonanze magnetiche, ma anche le TAC, le varie tecniche di diagnostica che viene fatta, produce una quantità di dati veramente notevole al giorno, e vedete la curva che ci si aspetta, è la parte gialla di quelle barrette che ci sono nel grafico a barre, la parte gialla crescerà significativamente, proprio perché in realtà le parti di immagini e di segnali sono quelle veramente grosse. Ma uno dice, ma io non gestisco un ospedale, quindi tutto sommato sarà un problema di chi è che gestisce l'ospedale. Pensiamo ai dati personali. I dati personali, anche quello è un problema. Io l'ultima volta che ho copiato il contenuto del mio hard disk per spostare i dati dal mio hard disk del vecchio PC a quello nuovo, a un certo punto mi sono trovato con 200.000 file nella cartella documenti e ho guardato di quel 200.000 e io non mi cavavo fatti. Allora sono andato a guardare un po' in giro e ho scoperto che avevo una cartella old. La cartella old, nel mio personale uso di questo sistema, contiene tutti i file che io ho recuperato dal PC vecchio, no? E non ho avuto tempo né voglia di andare a rimettere dove dovevano stare.
Allora, apro la cartella hold, comincio a guardare un po' cosa c'era e trovo un'altra cartella hold, perché evidentemente io ho cambiato nella mia vita più di un PC, no? Per cui alla fine sono riuscito a contare da questa serie di cartelle quanti PC avevo cambiato da quando ho cominciato a fare questa cosa e soprattutto mi sono reso conto che c'è una quantità di dati che potrei tranquillamente non avere, però mi pesa psicologicamente l'idea di separarmene, quindi continuo a portarmeli così, tipo coperta di Linus, non si sa mai, no? Allora, questa situazione è destinata evidentemente ad aggravarsi, perché quello che vedete lì in quelle lineette sono, diciamo, la crescita dell'hard disk, quella che, vedete, ora non si leggono i numeri, comunque quella, il grafico giallo sono la dimensione degli hard disk fino al 2006, dal 1980, quindi si va da 10 megabyte fino al terabyte odierno. Si prevede che per il 2015 avremo dischi rigidi da 7 terabyte. Ok, quindi 7 terabyte quant'è? Beh, 7 terabyte sono 80 anni di audio stereo, quindi uno si può portare un disco personale 70 anni di registrazione e 80 anni di registrazione continua, quindi anche nel nostro piccolo dovremmo confrontarci con questo problema che continuiamo a accumulare dati. Peggio, in realtà noi contribuiamo all'accumulo dei dati, quindi non solo abbiamo un problema personale, ma in questo modo prima o poi questi dati finiranno attaccati tramite il vostro PC alla rete e quindi stiamo costruendo un'enorme interconnessione con una quantità di dati inverosimile. Allora, di qui nasce un po' l'idea del titolo dell'intervento, no? Abbiamo bisogno di strumenti nuovi. Allora, beh, Pisa è legata a Galileo, il cannocchiale sicuramente è un oggetto che tutti ricordano. Il cannocchiale effettivamente ha svolto un po' questo ruolo a un certo punto, no? La Via Lattea si stima contenere tante cose. Abbiamo appena detto che tutto sommato quelli che stiamo accumulando sono già più delle stelle della Via Lattea, per cui, però comunque nel suo piccolo, la Via Lattea non è proprio piccola, insomma, sono 200-400 miliardi di stelle, insomma, dipende dalle stime. Allora, il cannocchiale cominciò quel grande percorso che consentì di fare ipotesi, avere un'idea, sapere che ci sono altre galassie e tutte le belle cose che l'astronomia ci ha raccontato nel tempo. Per cui, in qualche modo, ho cominciato a pensare che tutto sommato abbiamo bisogno di un calendario per vedere i big data. Cioè, l'oceano di dati che abbiamo è troppo grosso per poter essere navigato a occhio, a mano, continuando a pretendere di usare Excel, di abusare di Excel, cercando di metterci dentro qualsiasi tipo di dato e tirarci fuori qualche conclusione, e muoversi oltre, quindi cercare di avere strumenti semi-automatici, che vuol dire rinunciare a qualcosa, rinunciare a vedere, come è successo nel caso del cannocchiale, rinunciare a vedere con i propri occhi le cose, cioè accettare di fare un'analisi indiretta delle cose, cioè di andare a investigare dei mondi che l'uomo non è in grado di investigare senza l'ausilio di tecnologie che ti abilitano la possibilità di vederli. Allora, uno si chiede, ma quali sono le sorgenti di dati? Beh, in realtà ne abbiamo un po' di categorie. Allora, i dispositivi mobili, tutti noi abbiamo un telefonino, anche se voi avete il telefonino e non lo usate, se non per rispondere al telefono, neanche per chiamare, state generando dati. Perché il vostro telefonino comunica con la torre radio a cui è collegato e indica con una certa frequenza la posizione, e questa posizione viene registrata in un sistema, perché il sistema poi deve sapere dove mandare le chiamate qualora ci fossero. Quindi solo semplicemente perché uno si sposta con un cellulare sta generando dati. Dati che peraltro vanno conservati, vanno controllati, perché per esempio per motivi di sicurezza uno può voler sapere dove era un cellulare a un certo punto. Per cui sono dati che non solo ci sono, ma entrano in questo pozzo enorme in cui andiamo a mettere tutto. Abbiamo la parte, ovviamente, le videocamere di sicurezza, gli ospedali, sono tutte sorgenti di dati. La sensoristica, Allora, i telefonini prima servivano per telefonare, adesso se c'è il telefono è contento, ma fondamentalmente il telefonino fa tutt'altro. Ed è
chi di voi ha usato un po' di smartphone o le ha visti usare, beh, sa che esistono dei sensori dentro il telefono che producono informazioni, per esempio, su come il telefono è orientato, la bussola, così che uno c'è il navigatore, il sensore del GPS che prende la posizione. C'è un sacco di sensori dentro. Ecco, questi qui producono un sacco di dati. E anche questi spesso vengono registrati. Se qualcuno di voi ha l'iPhone, c'è il servizio Trova Amici, in cui uno, autorizzando l'amico, può sapere l'amico con ogni tot minuti dove è finito. E ci sono le case. Beh, la casa, tutto sommato, è un posto dove ancora si prendono le televisioni, e le televisioni oramai sono dei PC travestiti da televisione. Se prendete le cosiddette Smart TV, che adesso sono tanto pubblicizzate, quelle dentro... L'ultima che ho preso è un Samsung Dual Core, che dentro c'è il web browser e puoi navigare in rete direttamente dal televisore, puoi fare la conversazione Skype, per cui insomma chiamarlo televisore chiaramente è riduttivo. E poi abbiamo le aziende, che è una sorgente tradizionale e che un tempo era la sorgente di dati grossa, l'enterprise era il posto dove si generavano i dati. La verità è che adesso le persone generano molti più dati delle aziende, quindi in qualche modo non solo la quantità di dati sta aumentando, ma anche la natura di questi dati, perché prima erano informazioni su fatture, ordini, eccetera, adesso sono la foto del proprio figlio su Facebook e dintorni, per cui c'è proprio un cambiamento epocale del come noi conserviamo e trattiamo le informazioni. E a un certo punto mi sono messo a pensare e mi sono reso conto che abbiamo un problema enorme, cioè l'uomo che ascolta un audio per 100 anni senza dormire, senza, al più può consumare 100 terabyte di dati, va bene, che sono molti meno degli exabyte che vengono generati ogni 2 giorni, per cui tendenzialmente non basta una vita per navigare l'informazione che stiamo accumulando. Dobbiamo accettare di vivere in un mondo che è sicuramente molto più incompleto. Ringraziamo i motori di ricerca che ci consentono di barcamenarci in questo mare. A volte non sono sufficienti, allora si cerca di migliorarli, però tendenzialmente sono uno strumento, uno dei primi strumenti veramente importanti che hanno contribuito effettivamente allo sviluppo delle reti. E se uno pensa alla vista, beh, non va molto meglio. Se uno, il modello arancia meccanica, si mette a guardare un video per un centinaio di anni, alla fine 2 petabyte di dati si è visto. Per cui oggi, rispetto, che ne so, a 300-400 anni fa, dove i dati non erano tanti, un singolo scienziato poteva essere scienziato e illuminare in più discipline, contribuire in più discipline, oggi dobbiamo vivere in un mondo in cui bisogna accettare che noi stiamo in un pezzettino, e conosciamo il nostro pezzettino e colleghi conosceranno altri pezzettini e tutti insieme possiamo fare qualcosa di interessante. Però questo è uno shift che non è solo diciamo tecnico, ma è culturale, perché cambia il ruolo che lo scienziato per primo, ma poi tutti noi abbiamo nella gestione di questi dati. E quindi il problema vero è che l'uomo è diventato il collo di bottiglia. Quando si è preso i primi PC, il problema era fare i conti più in fretta, però i conti si riuscivano a fare anche a mano. I famosi giapponesi che per fare calcoli complessi partivano dalle scuole elementari, facevano fare i conti ai bimbi, quelli semplici, poi i risultati li passavano a quelli delle scuole superiori, così facevano un calcolo distribuito, velocissimi, umano. Adesso siamo arrivati in un punto in cui le macchine hanno superato decisamente la quantità di dati che riescono a mangiare rispetto a probabilmente l'intera popolazione umana. E quindi adesso bisogna cominciare a pensare quali strumenti abbiamo per riportare questi dati, che sono sempre più piccoli, a una dimensione in cui tu li puoi guardare. Perché tutti noi vogliamo uno schermo più grosso? Perché cioè, i pixel spesso sono gli stessi, quindi dal punto di vista tecnico il numero di puntini che hai sullo schermo sono gli stessi, ma dal punto di vista nostro, che siamo uomini, beh, noi abbiamo 10 dita che hanno un form factor che non possiamo cambiare, e quindi sotto una certa dimensione si gestisce male, quindi una tastiera digitale è più scomoda perché non dà feedback. Quindi fondamentalmente siamo diventati il collo di bottiglia, ma se non lo superiamo, se non costruiamo gli strumenti che ci consentono di guardare attraverso questa cosa qua, allora stiamo accumulando dati totalmente inutili.
e quindi possiamo tranquillamente smettere. Diciamo, ho avuto opportunità di collaborare con industrie italiane anche di un certo livello e ti dicono che insomma alla fine riescono a processare un decimo dei dati che i sensori acquisiscono, per esempio, di una macchina o di una moto. Per cui tendenzialmente in questo momento qua stiamo prendendo veramente troppa informazione rispetto a quello che riusciamo a consumare. Beh, allora uno comincia a pensare all'interazione dell'uomo con la macchina e si trova immediatamente a realizzare che la fantascienza in questo secolo si è trasformata in una sorta di prescienza. Da raccontare storie fantastiche usando la scienza come strumento, ha cominciato a probabilmente appassionare bimbi, io sono uno di questi, a storie con elementi tecnologici fantascientifici, e i bimbi quando sono cresciuti l'hanno costruiti. Io personalmente il mio piccolo contributo l'ho dato costruendo un robot a forma di R2-D2 di Guerre Stellari 5 anni fa. O fare un robot a che forma di cosa si fa. E quindi è interessante guardare cosa la fantascienza ha prodotto. Di Star Trek, tolto il teletrasporto, ci abbiamo tutto. Il telecomunicatore ci abbiamo praticamente tutto, non ci manca molto. E allora sono andato un po' a guardare l'interazione uomo-macchina che i film cult, storici, presi qualcuno, ci ha raccontato, e ci sono un po' di tratti essenziali. Allora, il primo tratto essenziale, lo si trova nel 2001, Odissea nello spazio, è il calcolatore HAL 9000 che parla e con cui l'equipaggio dell'astronave parla, quindi c'è un'interazione vocale. L'interazione vocale fa sicuramente parte del sogno di parlare con una macchina, così che non deve avere una tastiera, non devi conoscere i comandi, gli dici cosa vuoi e poi ci penserà lui. E quindi in qualche modo l'interazione vocale sicuramente è una parte interessante. Poi sono andato a ripescare Blade Runner, e in Blade Runner c'è una storica interfaccia che adesso nessuno se ne è mai accorto, però effettivamente era presente a partire da Windows Vista, in cui tu con interfaccia vocale puoi zoomare, lo schermo viene diviso in rettangolini in zone, tu gli dici alto, sinistra, basso, destra, e quello comincia a spostarsi, zoomare. E questo effettivamente ce l'abbiamo già, è una cosa possibile. Qui è un'interazione mista, nel senso che è vocale, ma in realtà la macchina reagisce e fa vedere cose. Più recentemente ci sono due interfacce interessanti. La prima è quella di Minority Report, dove Tom Cruise interagisce con un pannello facendo dei gesti. Quindi si mette di fronte a questo pannello, è olografico, anche questo lo sappiamo già fare, non è difficile. Uno si mette di fronte al pannello, fa dei gesti, in questo modo il sistema gli fa vedere le informazioni e con dei gesti può spostare in un pannello virtuale elementi di informazione. Prevalentemente per riorganizzare informazione, perché sennò il cervello umano non riesce a fare associazioni. Quindi, per esempio, la capacità di spostare cose è abbastanza rilevante per noi. Tutti noi, immagino, passiamo un po' di tempo nel riorganizzare il desktop, perché tutte le volte non trovi le cose. L'organizzazione spaziale per noi è importante. Poi c'è stato Iron Man c'ha un assistente che si chiama Jarvis, che in qualche modo è l'evoluzione e la sintesi di tutti questi oggetti, no? È un assistente che parla, oltre che riconoscere il parlato del proprietario, ma riconosce non solo il parlato ma anche il proprietario, e c'ha un po' di ironia, fa le battute, in realtà non è solo una macchina a cui te gli dici un comando e quello con voce monotona risponde ho fatto, ho capito e cose del genere, e invece è una macchinina che risponde, che fa le battute, che dice, e allora lui dice stai zitto, allora lui si cheta, insomma questo tipo di cose. E poi un'interfaccia, in questo caso olografica, praticamente in questa casa super tecnologica ci sono degli schermi olografici che dovunque siano spuntano fuori dal muro, e lui con le mani comincia a fare come quello che faceva qualche anno prima Tom Cruise, però non sul posto di lavoro ma dovunque in casa.
Anche questo tecnicamente è fattibile. Sulla parte dell'olografia c'è ancora un po' di lavoro da fare, però usando dei surrogati tutto sommato sarebbe possibile. Esistono microproiettori che uno si può portare in borsa tranquillamente, con cui può disseminare a casa al posto dei quadri, per cui è totalmente abbordabile. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che l'illusione, quantomeno, che noi abbiamo è che il modo giusto di interagire con le macchine sia trasformare le macchine in uomini, perché così uno si può relazionare nel modo che ci è congeniale. Allora, questa cosa in realtà in intelligenza artificiale è stata studiata per un pochino di tempo, secondo me siamo sopra i 60-70 anni. E per ora si naviga più o meno in alto mare, nel senso che sicuramente non è un problema risolto, perché ha a che fare tipicamente anche con gli aspetti più filosofici di cos'è l'intelligenza, chi siamo noi, eccetera, eccetera. Non è proprio banale. E diciamo, visto che siamo nell'anno del centenario dalla nascita di Alan Turing, padre fondatore dell'informatica in molti modi, vale la pena di ricordare un famoso articolo che Alan scrisse a proposito del test di Turing, quando cominciò, diciamo, a preoccuparsi del fatto che le macchine, che lui aveva cominciato a progettare durante la Seconda Guerra Mondiale, contribuendo peraltro a rompere il codice segreto dell'Enigma, che era il codice segreto usato dai tedeschi, e dando un contributo decisivo alle sorti della guerra, si immaginò questo test. Cioè, lui, che per primo ha cominciato a pensare alle macchine che facevano calcolo, cominciò a porsi, siccome le macchine facevano calcolo, quindi addizioni che sicuramente sono sempre state considerate oggetti elevati dal punto di vista del cervello umano, per cui uno dice: se abbiamo fatto una macchina sa fare le addizioni, allora poi domani ne farò una che vincerà a scacchi, perché diciamo questo è andato avanti fino al 97, quando Deep Blue ha battuto Kasparov in una memorabile partita, probabilmente anche un po' barando, ma insomma fondamentalmente ci stiamo. E tutto un tratto si è scoperto che se te c'è una macchina che gioca a scacchi, ahimè, non è intelligente. Però insomma, il test di Turing sostanzialmente era il seguente: si mettono, allora lui aveva le telescriventi, comunque oggi si può fare con Skype, ti metti a chattare con qualcuno dall'altra parte della rete e devi capire se è una macchina o una persona. Il giorno che tu non riesci a distinguere la macchina dalla persona, questa sarà una persona intelligente. Una macchina intelligente, scusate. Che sia una persona intelligente può capitare, può anche. E in realtà uno si imbatte in un grosso problema. Ora, io ho fatto un po' di intelligenza artificiale nella mia vita e effettivamente c'è un problema, è un problema molto profondo. Noi tutti siamo talmente abituati a parlare col linguaggio che siamo convinti che il linguaggio trasmetta informazioni. In realtà non è esatto. Il linguaggio è una sorta di linguaggio di programmazione. Cioè, quando io adesso sto parlando a voi, sto usando un registro, sto usando certe parole, sto cercando di evocare nella vostra testa, usando metafore di oggetti che probabilmente conoscete, il modo come formare alcuni concetti e relazioni tra essi. Quindi il fatto che io vi stia parlando, non vi sto trasferendo informazioni, non vi ho detto praticamente niente se non come prendere elementi che voi già conoscete e metterli insieme. Ora, questo fa sì che se io voglio costruire una macchina che risponde in modo coerente con quello che io ho in testa, in realtà non basta avere un affare che legge il linguaggio naturale, no? E lo capisce, perché quello deve avere la testa di un uomo in un qualche modo, perché sennò io gli posso parlare, quello può capire l'italiano, ma alla fine si rivelerà al mio stupida oppure indesiderata. Quando facevo robotica era appena uscito l'aspirapolvere robot, io subito sono andato a comprare, proprio c'è fatto un mutuo, per provarlo, perché ero curioso, e poi ho cominciato a pensare, no? Immaginiamoci un aspirapolvere intelligente, non uno aspirapolvere questo qui stupido, tipo macchinina che va, sbatte nei muri e torna indietro. Un aspirapolvere del futuro, intelligente, vive per tenere pulita la casa. Evidentemente il suo mestiere, la sua missione di vita, si glorifica in qualche modo del fatto che la casa è pulita.
Allora, supponete di stare in una casa dove avete un gatto. Questo gatto va in giro e spela, come fanno tutti i gatti, durante l'anno. Allora, l'aspirapolvere, quello va in giro e diligentemente comincia a seguire tutti i peli che trova per la casa. Però siccome è intelligente, osserva e dopo un po' si rende conto che il gatto è quello che perde i peli. Ora, anche assumendo che noi siamo stati capaci di scrivere le leggi di Asimov dentro la testa di questo robot, in realtà non c'è niente che aiuti il gatto dalla triste sorte che lo attende, perché la soluzione migliore per l'aspirapolvere è che l'aspirapolvere si aspiri il gatto. Proprio lì, tranquillo. Quindi, in realtà, le interfacce naturali, quantomeno quelle vocali, sono di là da venire. Nel senso, c'è tantissima ricerca, si stanno facendo tantissimi passi avanti. Se avete un iPhone, provate Siri o altri iPhone, telefoni che hanno riconoscitori vocali, sono impressionanti, ma siamo a un livello in cui tu puoi scegliere una serie di frasi fondamentalmente più o meno vasta, la voce viene trasformata in testo e poi di lì però sostanzialmente buio, vengono fuori subito interazioni poco human friendly, per cui su quello continuiamo a fare ricerca, ma non è l'unico. L'altra parte è la parte di gestualità. Allora, la gestualità in realtà ha cambiato già il mondo. Ora si vede un po' male, comunque in alto a destra c'è una scheda perforata, il primo sistema di comunicazione dell'uomo con la macchina, un bellissimo pacco di schede perforate, studiavi un tot per poter bucare queste schede in modo opportuno e poi andavi al centro di calcolo e passavi il pacco. Poi ci sono arrivati i terminali, terminali con la tastiera e il monitor, i verdoni cosiddetti. Dopo i verdoni è arrivato il paradigma dominante fino ad oggi sostanzialmente, cioè il mouse e la tastiera. Quindi l'interazione è diventata un puntatore controllato col mouse e la tastiera. Beh, quello che vedrete su è tutto quello che è successo dopo, che in realtà stiamo parlando di storia recente, gli ultimi neanche 10 anni. Sono arrivate le interfacce multitouch cosiddette, no? Il fatto che uno tocca un device sicuramente dal punto di vista dell'usabilità è meglio se tu parli, tocchi il device piuttosto che avere un'interazione indiretta muovendo una macchinetta che quella sposta il cursore e tu poi interagisci indirettamente con il dispositivo. E ci sono delle cose notevoli dietro, poi vi faremo, quando arriviamo tra poco alla parte tecnologica vi dico dove stiamo. C'è il Kinect, come spesso succede, diciamo, la parte militare e negli ultimi in tecnologia anche la parte ludica ha prodotto balzi avanti nella tecnologia che poi sono stati usati da diciamo, attività più utili. E in questo senso sicuramente il sensore Kinect che è stato introdotto per la Xbox un po' di tempo fa è uno di questi. È un oggetto interessante perché riesce a riconoscere, è una camera che riconosce persone. Quindi la persona non è più una fotografia ma è un ente di cui lui riesce a costruire uno scheletro. Quindi vede una persona. E poi ci sono questi televisori 3D. Io non sono un fan dei film 3D, quando vado al cinema normalmente vado a vedere la versione 2D, perché dal punto di vista della narrazione 3D per ora non si è visto ancora niente che dice cavolo, sono andato a vedere un film 3D, se lo vedevo 2D era più brutto. Adesso sostanzialmente è uno show off tecnologico in cui uno fa vedere quanto è bello perché può vedere le cose in 3D. Hollywood ci ha provato tanti anni, già negli anni 50 c'erano gli occhialini verdi e rossi per andare a guardare, non ha mai preso come cosa. Però se usciamo dal mondo del film 3D, il monitor 3D è una tecnologia interessante perché per esempio se uno comincia a manipolare un mondo 3D usando un mouse è complicato, infatti ci sono le persone che fanno grafica tridimensionale, sono specializzate, perché se io posso spostare solo lungo due direzioni una cosa, non posso esprimere facilmente le rotazioni. E quindi questo è complicato, perché costringe il cervello dell'utente a fare una trasformazione nella sua testa, deve capire come una cosa bidimensionale diventi una trasformazione tridimensionale. E allora sicuramente diciamo, la terza dimensione è arrivato il momento di poterla cominciare a sfruttare in modo adeguato. In realtà, come ultimo pezzettino di questa parte,
stanno succedendo cose ancora più interessanti. Qui siamo insomma zona di ricerca, c'è sicuramente un progetto europeo che si chiama SIDS che sta lavorando su questo. I neurofisiologi stanno cominciando a decodificare entro certi limiti il funzionamento del cervello, o almeno indirettamente. Ci sono, voi sapete, quando va a fare l'elettroencefalogramma si registrano delle onde che il cervello emette durante la sua operatività. E si è cominciato ad associare a certi pattern di queste onde certi stati cerebrali. Alcuni sono anche verificati, per esempio l'attenzione e la calma si possono misurare. E siamo arrivati al punto in cui la solita startup americana ha realizzato un elettroencefalogramma per 100 euro a un punto solo, che uno si mette in modello caschetto, quello che vedete che sembra un caschetto, in realtà si attacca una clip all'orecchio che fa da massa, quindi di fatto fa passare una corrente attraverso la sua pelle, però a basso voltaggio, non mi sono ancora fatto niente. E sostanzialmente il software analizza il pattern e riesce a tirar fuori le onde cerebrali. E i neurofisiologi ci dicono, per esempio, che alcuni stati, come il disappunto, sono misurabili. Allora, sono misurabili non solo, sono misurabili prima che le cortecce cerebrali più alte se ne accorgano. Quindi se io guardo un'informazione e mi dà fastidio, in realtà le onde alfa rivelano questo mio senso di fastidio prima ancora che la corteccia cerebrale si renda conto che è infastidita. Allora, un'idea, che è l'idea portante di questo progetto europeo, è quella di provare a fare delle interfacce che si autoadattano prima ancora che tu ti accorga. Quindi, diciamo, che ne so, in ambito medico, al medico tu gli fai vedere un certo esame diagnostico, quello inconsciamente si rende conto che non è cosa, non è quello che gli serviva, allora il sistema automaticamente lo porta in secondo piano e prova a mandarne avanti un altro, di fatto accelerando la nostra capacità di gestire informazione, quindi facendo sostanzialmente un overclock del cervello. Quindi questo è un altro pezzettino, cominciare a osservare l'uomo senza che lui se ne accorga, o magari che potenzialmente che se ne accorga, per cercare di dedurre informazione e produrre interfacce che siano un pochino più. A volte quando ci penso uno si sente un po' osservato, però insomma, tendenzialmente è anche utile. Vabbè, allora, questo è sostanzialmente quantomeno il mio perché, cioè tutto sommato abbiamo bisogno di strutture, di telescopi nuovi, perché sennò tutti questi dati non siamo in grado di processarli, non perché le macchine non lo siano, ma perché alla fine noi siamo gli utenti di queste macchine, noi siamo interessati da queste macchine ad avere risposte, sennò andiamo verso il mondo di Matrix dove le macchine stanno per i fatti loro e noi ce ne stiamo per i fatti nostri, però insomma non credo che sia quello a cui puntiamo. E quindi il Dreams Lab è una risposta a questo, la parte che viene inaugurata oggi. Allora, in realtà l'architettura del sistema, come diceva il professore prima, è abbastanza lineare. Si acquisiscono dati, sensori, sono un pezzettino abbastanza importante. Si elaborano, ci sono tanti core, tanti processori che calcolano, e quindi quelli non li vedrete, ma insomma poi alla fine i server non sono tanto belli da vedersi, c'è un sacco di lucette, però insomma se non vedi il programma che ci c'è dentro, tutto uguale. E poi c'è una parte di presentazione, che è quella che invece vedrete oggi più tardi nella visita, eventualmente può consentire a chi vede di tornare indietro e dire no, questa cosa qui non mi piace. Si torna indietro all'elaborazione, si fa un'altra elaborazione super veloce, si torna alla presentazione e in questo loop si ragiona. Però poi a un certo punto, una volta che hai ragionato, bisogna fare un prototipo, un qualcosa, e qui c'è la parte di stampa. Una volta stampato, eventualmente si torna indietro. Quindi in qualche modo questo è il ciclo del laboratorio, e tutti gli apparati che vedete, che sono individualmente uno più bello dell'altro, tutti insieme in realtà sono di più. Il data center, come vi dicevo, qui c'è una foto di un data center, ma insomma ci sono tanti, c'è un freddo cane perché devi raffreddare queste macchine, quindi quando entri in data center hai bisogno più o meno.
Poi vedi un po' di lucette, senti un sacco di rumori, ventoloni che devono raffreddare questi processori, però insomma, o sai cosa calcolano dentro o c'è poco da vedere. E, però è una parte importante, no? Perché in realtà è la parte che diciamo effettua i calcoli che consentono per esempio il rendering tridimensionale, quindi quella, la parte che poi tu vedi lo fa il processore dietro, quindi se non c'è non si può fare. Allora, prima cosa che vedrete sono televisori, i televisori, quelli di cui sopra, sono i televisori 3D. I televisori 3D in realtà sono dei monitor anche 3D, come dicevo prima, ormai sono diventati un po' dei PC. E 3D vuol dire semplicemente che tu ti metti degli occhialini a cristalli liquidi. Questi occhialini cosa fanno? A una velocità abbastanza alta per cui tu non te ne accorgi, chiudono un occhio e l'altro. Quindi il vostro cervello, viene, se lo fai abbastanza velocemente, viene ingannato e il televisore è sincronizzato con questo occhialino, quindi prima uno, e vedi, e ti vengono presentati due fotogrammi differenti, che sono quelli che, diciamo, in qualche modo i nostri occhi naturalmente fanno. Fanno una fotografia e il cervello poi li ricombina. Quindi esiste un formato peraltro abbastanza semplice per parlare con questi dispositivi, che è sostanzialmente fare un unico fotogramma con i due fotogrammi, mandare al televisore e quello te lo fa 3D. Quindi prima cosa che vedrete è l'uso di questi televisori non per vedere la televisione ma come monitor tridimensionali. Un'altra cosa che vedrete è un tavolino molto bello, è un oggettino proprio delizioso, che si chiama Pixel Sense. È un tavolo interattivo fatto dalla Samsung, ma in realtà è un progetto che Microsoft, prima Research e poi Corporation, ha portato avanti per partire dal 2006. È un tavolo interattivo dove, diciamo, fino a 5 persone possono smanaccare sul tavolo e interagire con l'applicazione di turno per farci qualcosa. E la cosa interessante di questo oggetto è che non è touch nel senso dei telefoni che abbiamo oggi. In realtà è una tecnologia che ha sviluppato la Samsung, che quando ci penso dà un po' i brividi. Cioè, allora, voi sapete, no, che i televisori sono un'enorme matrice di puntini che si accendono colorati, che ci fanno le nostre belle immagini. 1920x1080 oggi. Insomma, un par di milioni di punti. Allora, ogni punto di questo tavolino è stato trasformato in una piccola telecamera. Quindi il tavolino in realtà vede, quando tu metti le mani ma anche un oggetto, lui in realtà ne vede la sagoma. In realtà non vede proprio una fotografia a colori, però insomma vede una specie di fantasma di questo oggetto. E quindi in realtà è capace, una volta che tu gli metti un oggetto sopra, di provare a indovinare qual è la sagoma che gli hai messo sopra e per esempio visualizzare informazioni attorno all'oggetto e relative all'oggetto. Questo è interessante, per esempio nell'ambito dei beni culturali esistono degli oggetti, dei manufatti umani che sono caratterizzati per forma. E allora, in questi casi, per esempio, si può pensare di usare una tecnologia del genere per fare un puzzle un pochino più smart, in cui tu metti l'oggetto sopra, quello magari consulta un sistema di dati nascosto e a quel punto riprende le informazioni, tu vedi le informazioni, le completi e vai avanti in questo processo interattivo. Kinect è un oggetto straordinario. Compatibilmente con la luce, lì a destra si vede una persona che sta di fronte a questa telecamera. Allora, Kinect è una telecamera, è quella specie di siluro nero, è una telecamera stereoscopica tridimensionale. Allora, sostanzialmente costruisce quella che tecnicamente si parla di mappa di profondità, cioè lui misura, un po' come facciamo noi con gli occhi, la distanza di ogni punto dalla telecamera. E lo fa perché ha due telecamere, una normali e una infrarossi, e quindi senza che voi vi accorgiate vi viene sparato addosso una nuvola di punti che si vede lì nell'immagine un po' bluastra, è una nuvola di punti che viene sparata addosso alle cose. Siccome la macchina sa la forma di questa nuvola di punti,
Lei guarda come varia e in base a questo, poiché ha due camere, riesce a stimare la distanza di ogni punto dalla camera e quindi ricostruire un mondo 3D. Sopra questa è stato fatto un lavoro enorme di software. Cioè, questo, quello che fa l'hardware è produce semplicemente questa mappa che dice ogni punto quanto è lontano dalla camera, con una precisione notevole, stiamo parlando del millimetro quando è vicino alla camera. Però la parte superiore viene fatta dal software ed è quella di riconoscere persone. E quello che succede è che la macchina non vede più tanti punti colorati dalla camera, ma vede una persona che si muove e gli costruisce attorno uno scheletro 3D. Quindi esistono queste applicazioni per debugging, perché poi però insomma fanno un po' impressione, in cui tu ti muovi di fronte e la macchina ti disegna uno stecchino sopra per ogni segmento del corpo. E quindi adesso è materia di ricerca quello di analizzare i comportamenti del corpo umano, perché sono utili per dare informazioni alla macchina. Già, diciamo, forme più semplici sono disponibili nei televisori. Se le serie un pochino di fascia alta televisori hanno una piccola camera e tu li puoi controllare con i gesti e con la voce. E con questo anche al 9000 abbiamo sistemato. Il pezzo forte, quello, diciamo, televisori, il tavolino interattivo magari lo vedi meno, pezzo forte è il cave. Il cave è una struttura affascinante, è una struttura immersiva, è un cubo di lato di 3 metri, in cui uno entra con opportune babbucce e in cui esistono dei proiettori che attualmente stanno proiettando 4 lati del cubo, pavimento e sinistra, davanti e destra. E proiettano informazioni tridimensionali. Uno va in giro per il cave con degli occhiali 3D, perché devi poter vedere al solito, ma in realtà anche con un lungo filo di un oggetto che si chiama tracker, cioè sostanzialmente il sistema traccia la locazione della vostra testa e l'angolo con cui guardate. E in questo modo si riesce a, intanto che voi vi spostate dentro questo cubo, e il mondo si adatta, perché sa dove siete, quindi se tu ti avvicini a una parete, la parete viene incontro, e magari può fare anche delle cose più interessanti, come per esempio mostrarti altra informazione, semplicemente perché tu hai camminato. Quando si parla di natural user interaction si intende questo, il fatto che tu cammini verso la parete, fai un gesto naturale e il sistema risponde. Allora, quello che rende veramente unico questo cave 3D, ce ne sono in giro per il mondo, a parte che questo qui c'è una locazione che poi vedrete è bellissima, però insomma ce ne sono in giro. Quello che lo rende unico è che abbiamo messo anche un sistema di suono spazializzato, cioè accompagnato alla vista, per fare una cosa immersiva è necessario avere anche l'udito. Allora, usando esattamente la stessa informazione sulla posizione della testa mentre ti muovi in questo cubo, un sistema di 12 casse, peraltro piuttosto potenti, calcola in tempo reale il suono che devono ricevere le tue orecchie perché tu possa sentire il suono come se fosse da qualche parte. E questo consente di usare allo stesso tempo il canale visivo e quello uditivo. Pensate che in Inghilterra c'è uno che si è messo tutti facciamo fatica a gestire le informazioni, si è messo a studiare come generare dei suoni che stridono quando c'è qualcosa che non va, in modo tale che mentre tu leggi la posta, che ne so, fai fare un'altra cosa, e se senti che c'è qualcosa che non va, allora cambi, per cercare di usare non solo l'occhio ma anche il canale uditivo. Per cui l'udito è molto importante, sia per la parte immersiva ma non solo. Notate che in realtà il sistema proietta delle cose che non è detto che debbano essere 3D. Ora, 3D evidentemente è quello che è immersivo, realtà virtuale, ma io volutamente tra i film che non ho citato c'è il tagliaerbe. Cioè la realtà virtuale in realtà è solo un pezzettino, non è neanche detto che sia così interessante. Ad oggi in realtà non ha mai prodotto, perché noi siamo legati al mondo reale, per cui tu ti immergi in una realtà. Anche, vi ricordate, c'è stato un po' di anni Second Life, non c'era verso di prendere un giornale che non parlasse di Second Life, e poi insomma si è un po' svaporata, no? Perché poi alla fine siamo persone, ci piace stare con le persone. Gli avatar virtuali, almeno per ora, non sono così divertenti. E quindi
Questo qui è un cave che consente anche di vedere dei normalissimi dati proiettati su quattro pareti. E perché è bello? Perché c'è un sacco di pixel, c'è un sacco di spazio. Se io devo ragionare su un problema complesso, riesco a vedere le cose da una prospettiva. È come montare sopra un grattacielo, una torre, e vedere le cose dall'alto e avere un'altra prospettiva, no? È come un cartografo. Per cui, tendenzialmente, l'oggetto è uno strumento. E quindi le cose che sa fare è: so dov'è la persona, ci sono dei Kinect, quindi so cosa sta facendo la persona, e il sistema dietro, aiutato dal super sistema di calcolo dietro le quinte, produce input sperabilmente interessanti. Beh, tra le altre cose abbiamo messo, visto che è tutto virtuale, abbiamo fatto anche un leggio virtuale, ovvero un sistema che fa uso degli schermi touch per presentare una sorta di libro che uno può sfogliare interattivamente. Il leggio virtuale è un altro degli oggetti che per tanti anni hanno colpito la fantasia di molte persone. Per cui potete vedere cosa fa una macchinetta di oggi che ha un monitor touch, ed è perché effettivamente il monitor touch magari può rendere più utilizzabile questa cosa. Veniamo al software. Tutti questi progetti, a mia memoria, si infrangono sul problema, un problema che i miei studenti dico sempre: signori, la corrente elettrica ha due poli, più un terzo la massa, no? Quindi diciamo, le spine hanno tre poli. Allora, l'umanità in capo a più di un secolo non è riuscita a mettersi d'accordo come tre spunzoni di metallo devono stare ordinati per poterli mettere nel muro. Quindi quando vai in giro ti tocca andare con un affarone così, perché non sai dove infilare la presa, se no la tua non funziona. Allora, non siamo riusciti a metterci d'accordo su una cosa che ha due poli più uno, una cosa stupida. Il software è un oggetto complicatissimo e molti di questi progetti spesso si naufragano esattamente su questo, sul fatto che tu hai fatto una bellissima infrastruttura, ma poi dopo va prodotto il contenuto. E il contenuto è la parte principe. E allora, quello che abbiamo fatto è una selezione accurata degli strumenti con cui si mettono le informazioni in questo cave, perché tutti coloro che sono interessati a collaborare possano produrre informazione che vada nel cave e possano fruire di questo cannocchiale. Ed è una parte fondamentale, si vede meno, però è lì. E per fare questo abbiamo preso un game engine, uno strumento che nasce Unity, che nasce per fare videogiochi, per l'iPhone, tanto per cambiare, per l'iPhone, per il computer, eccetera, che è disponibile gratuitamente in una certa versione, eventualmente poi a pagamento, che insomma qualcuno ci lavora dietro, e che permette di avere mondi virtuali 3D anche sul web, o sul PC, o su dispositivi mobili. Quindi sostanzialmente questo strumento non dipende dal cave, dipende solo dal risultato, dal giochino che uno produce in qualche modo. Un giochino, alla fine una ricostruzione storica è un giochino, se io è semplicemente che è accurata. Guardate adesso tutto il rumore che c'è stato su Assassin's Creed, il giochino che è uscito qualche giorno fa, c'è molto rumore perché fa ricostruzioni accurate di situazioni storiche in cui poi tu giochi un certo ruolo. E allora, usando questo strumento, uno produce l'output che può essere facilmente adattato al cave. Quindi, da una parte, chi produce il contenuto c'ha già una cosa che può spendersi dove gli pare, metterlo sulla pagina web, portarlo in giro, eccetera. Però poi, se vuole, può venire e vederlo in un ambiente immersivo. E questo è un aspetto importante, migliora l'accessibilità. Abbiamo del software, del software che non fa solo visualizzazione in ambito beni culturali storici, ma anche per esempio in ambito della chimica. Vedrete nella demo un software realizzato dall'ISTI del CNR che fa la visualizzazione di molecole tridimensionali nel televisore. Abbiamo un software parecchio complicato prodotto da Architettura Sonora, invece di essere una corporate americana, è un'azienda italiana, che è quello che, dato le cuffie, dato un'orchestra, dato un suono stereo, ricostruisce automaticamente la spazializzazione di questo suono
e te lo fa spazializzato, eh? Quindi diciamo diventa anche facile avere il suono 3D dentro il cave senza dover avere apparati chissà quanto complicati dall'altra parte. E poi c'è un sacco di programmazione, l'ultimo diciamo in qualche modo Visual Studio è un sistema di programmazione, riguarda prettamente il mondo tecnico, eh? Poi vedrete la parte di input, è scanner 3D, scanner 3D è un oggetto concettualmente semplice. Sostanzialmente il sistema spara un laser e guarda come la superficie che viene colpita dal laser rimanda indietro il segnale, e misurando il tempo e altri parametri stabilisce con una precisione che in alcuni casi può essere sotto, diciamo questo qui è la precisione di decimi di millimetro, circa, per cui uno può prendere un oggetto reale, trasporlo, produce dei frammenti in realtà, quindi poi c'è un lavoro umano che uno si mette lì, prende i frammenti ottenuti, allinearli, ottenere l'oggetto, alla fine si fa il rendering in 3D e poi volendo lo si passa alla stampante. Ci sono un po' di strumenti per fare spettroscopia, quindi analizzare non solo la parte del visibile ma anche la parte del non visibile, per esempio la camera che vedrete è stata usata per trovare pigmenti sulla Madonnina, sulla statua della Madonnina e cercare di fare una plausibile colorazione in base a quello che è stato trovato, quindi diciamo sono strumenti di indagine. Guardate che tutto il rumore che c'è stato sulla battaglia di Anghiari a Firenze, no? Perché c'è il problema che non puoi tirare giù il muro e poi magari non c'è. E quindi lì è tutta tecnologia del genere, si usano strumenti per cercare in modo non invasivo di analizzare un qualcosa. E poi c'è la stampante 3D, che è un oggetto favoloso, è divertentissimo, è lentissima, non vi aspettate un affare che fa 4 pagine al secondo, A stampare la Madonnina che vedrete ci ha messo 3 giorni, Quindi diciamo una cosa molto lenta che... sostanzialmente ha una testina che scalda la plastica, la fonde, la spara e la deposita per strati, quindi fa uno strato alla volta, poi la potessi guardare per ore, sorniona, fa primo strato, poi comincia, va sopra, e il suo input è un modello 3D, quindi questo chiude il cerchio, quindi vedete lì in alto a destra c'è il modello 3D della Madonnina ottenuto con lo scanner 3D opportunamente eventualmente aggiustato, e poi dopo uno se lo ristampa e ci fa quello che è utile. Le stampanti 3D ovviamente hanno avuto molto uso nel manufacturing, motori per esempio, prototipi di pistoni, queste cose qua, per cui adesso stanno cominciando a uscire. Per esempio, se io dovessi lavorare al David di Michelangelo, che è opera unica, perché devo fare un certo intervento, magari può essere utile averne una copia, e allora se ho un modello 3D lo stampo, poi dopo studio l'intervento sul modellino e poi torno indietro, Quindi in qualche modo i modellini l'uomo l'ha usato. Allora, ci avviciniamo alla parte finale. È un cannocchiale che ha tante declinazioni. Sicuramente i beni culturali sono una parte importante. Perché? Perché consente di, da una parte, soprattutto gli strumenti di conservazione, di acquisizione, scusate, consentono di fare conservazione. Qui uno può fare una scansione di un certo manufatto con una precisione incredibile e poi verificare se dopo 5 anni la struttura si è deteriorata. Quindi insomma, questo tipo di cose, fare una foto al gigapixel, quindi con una risoluzione enorme, e andare a studiare i pigmenti, quindi sono tutte cose che sostanzialmente hanno scopo conservativo. Poi abbiamo, sicuramente l'esperienza di SIAS qui alla scuola, cioè integrare, questo è un sogno che mi ricordo quando ero ancora studente nel 97, ti venivano a raccontare tutti che il mondo era bello perché avremmo costruito un database in cui integravamo le immagini, il testo, i pezzi eccetera. Io questo database ho ancora visto, per cui in realtà è un'idea bella, affascinante, però era un percorso che allora sembrava facile, però farlo bene, che sia interoperabile, i cui dati possano essere usati da tutti in modo che sia facilmente accessibile, questo non è così semplice come uno può pensare.
E quindi sicuramente una parte rilevante dell'attività del Dreams sarà quella di integrare i dati, perché sarà costretto, perché abbiamo troppe parti di input, tante parti di output, e l'unica soluzione è mantenere e sviluppare uno strumento del genere. Sicuramente il CAVE si presta allo storytelling. Io ho seguito un paio di tesi nell'ambito informatica umanistica, quindi una parte, una declinazione umanistica dell'informatica, quindi riempire i contenuti sistemi informatici, e ho seguito un paio di tesi in cui abbiamo fatto delle ricostruzioni in collaborazione con archeologi di situazioni medievali, non di oggetti, che l'oggettistica si è sempre fatta, ma la situazione, per esempio, che ne so, la storia della Brina che è successa in Lunigiana, c'era un castello, a un certo punto durante il Medioevo parte il vescovo di turno, passa il fiume, fa un certo gesto, poi va su e aveva un certo senso per il tempo, e abbiamo costruito un videogioco, un videogioco in cui tu sei il vescovo che devi andare in giro, devi andare a mettere, benedire l'acqua, e usando però, facendo attenzione che i modelli fossero veritieri. Quindi la differenza, se volete, tra un videogioco e uno di questi oggetti non è tanto nella modalità di interazione, ma nel fatto che c'è un'indagine dietro che dice la villa romana tal dei tali era colorata così perché abbiamo fatto un percorso che ce lo fa verificare. Quindi in qualche modo lo storytelling è una parte probabilmente più che rende più facile consumare questa informazione. E poi, vabbè, integrare i dati anche con la parte scientifica. Però il cannocchiale serve anche alla scienza, e tanto. Vi ricorderei che un telescopio in America produce al giorno 1 terabyte di dati. E quindi qualcuno li deve vedere. E allora, per poterli vedere, nuovamente la navigazione interattiva e immersiva rende, diciamo, offre prospettive e spunti differenti da quelle tradizionali, quantomeno. E su questo, appunto, si può pensare di usare Natural User Interaction per manipolare i dati, provare a fare e vedere se funziona davvero quella navigazione semiconscia che quel progetto europeo sta cercando di studiare, visualizzare in tempo reale dati complessi, per esempio una risonanza magnetica. Uno potrebbe pensare di essere immerso, il medico, in modo naturale, invece di stare lì a lottare con un mouse per decidere qual è il contrasto giusto per vedere qualcosa nell'immagine che il sistema gli sta presentando, può stare là dentro e cercare di ruotare le mani e girare attorno al modello 3D che il sistema ha prodotto. E poi evidentemente divulgazione e formazione sono due altri aspetti per cui il cannocchiale può essere utile. In realtà, riprendendo cose già dette da chi ha parlato prima di me, il cannocchiale è utile per Pisa. Il mondo sta diventando complicato, non si può tutte le volte pensare di prendere e costruire una macchina del genere e farne 3, una per ogni istituzione, non ha senso. Siamo scienziati e abbiamo un modo di cooperare insieme, e lo stiamo già facendo. Io sono dell'Università di Pisa, non sono una scuola, e abbiamo un centro che si chiama IT Center con cui avremo una connessione con la scuola per partecipare al calcolo che ci sarà. Ma in realtà, come IT Center, abbiamo anche una collaborazione con la risonanza magnetica di cui parlavo prima, che è a Calambrone, a 7 Tesla. È una cosa che mi piacerebbe a un certo punto riuscire a vedere, è in tempo reale un medico che nel CAVE vede la risonanza magnetica che viene prodotta direttamente dalla macchina a Calambrone, con un circuito in fibra ottica da 23 km. Per cui, diciamo, se vogliamo continuare a fare cose significative, dobbiamo ricordarci che Pisa è una città piccola adesso, e cosa significa? Il mondo sta crescendo, e quindi l'unico modo per poter continuare a fare cose significative è mettersi insieme, e quindi fare cose nuove. Allora, io concludo qui il mio intervento, vi dico due parole sulla visita, sull'altro pezzettino. Dunque, la visita dopo pranzo, a partire dalle 2:15, e funziona così: troverete indicazioni e persone che vi aiutano a trovare il quarto piano della struttura, perché si trova all'ultimo piano del Palazzo della Carovana, è un posto bellissimo. E questo qui che vedete è lo schema del laboratorio. C'è un lungo corridoio da cui voi entrate, dove ci sono sostanzialmente 3 televisori attaccati al muro,
che individuano nella visita anche tre sezioni. Al primo televisore, alla prima boa, troverete la parte di analisi dei dati, quindi scanner 3D, macchina fotografica, spettroscopio e tutto il resto. Poi andate avanti e al secondo parte trovate una piccola demo di uso del Kinect e potete provare a girare una molecola con le mani, mettendovi gli occhialini 3D, così che avete un po' un'idea di cosa vuol dire. Uno si mette di fronte, ruota le mani e quello fa ruotare la molecola. Andate ancora un po' più avanti, vedete, troverete la parte di stampa, quindi potete toccare con mano i risultati della stampante 3D. In realtà ci sarà anche la proiezione della stampante che sta funzionando. La stampante è in uno sgabuzzino perché è rumorosa e tutto il resto, per cui la vedete fotografata, e anche perché sennò ci vuole il cappotto per entrare dentro la sala macchine. Alla fine arrivate in una saletta, diciamo, di attesa preparatoria per chi vuole poi entrare nel cave, e trovate questo tavolo interattivo, il Pixel Sense, che potete provare e vedere un po' che effetto fa, fa abbastanza impressione. E poi alla fine entrate e c'è il pezzo forte dove potete vedere il cave. Non ci sarà tempo perché tutti possiate entrare dentro, perché ognuno bisogna mettere che si metta le babbucce, per cui... però magari qualcuno si sacrifica e entra dentro e qualcun altro sta a vedere che si muove, e tutti vediamo un po' cosa c'è, e trovate anche il leggero virtuale. Allora, siccome siamo probabilmente tanti, allora ogni quarto d'ora, a partire dalle 2:15, voi arrivate in cima all'ingresso del corridoio, arriva una persona che vi fa fare un giro dentro il cave, spiegando anche poi tutti i dettagli che non vi ho raccontato in questa oretta. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola. Ringraziamo tutti. Adesso c'è un servizio di catering. Se qualcuno vuole fare un giro prima di mangiare, credo che un giro lo organizziamo per le persone che devono andare via o che non si possono fermare nel pomeriggio, ma penso che più di una decina di persone non riusciamo a fare immediatamente. Oppure, se qualcuno poi vuole saltare il pranzo, vediamo di organizzare. Non lo consiglio perché, voglio dire, c'è anche un brindisi previsto e obbligatorio nel pranzo, perché è anche il mio compleanno e quindi c'è il brindisi obbligatorio. Grazie.